Bene, proseguiamo le testimonianze, la raccolta di testimonianze qui con Sanzio Versari. Ciao Sanzio. Ciao. Allora, parlaci un po' della tua pratica marziale, di come è cominciato il tuo percorso, di come si è evoluto nel corso del tempo e di come sei arrivato a conoscenza della scuola Neidan. Beh, io ho iniziato da ragazzino a 10 anni col judo, poi sono passato agli sport da combattimento, kickbox, full contact, così. Poi, siccome ero un po' rotto tutto, allora ho deciso di entrare nella Neidan a fare Kung Fu. Ho iniziato prima col Kung Fu Shaolin nella scuola di Delio Murro a Luino, e poi dopo sono andato avanti con lo Shinghi. Pratico solo Shinghi praticamente io. E a livello di differenze, come pratica, tra quello che facevi prima della scuola Neidan e invece il metodo che hai ritrovato all'interno della scuola, quali sono, più che le differenze, i benefici? Se ci sono dei benefici, qualcosa di positivo che ti ha poi convinto, diciamo così, a proseguire questo percorso? Ma senz'altro è un lavoro tutto completamente diverso, perché si approccia all'arte marziale anche a un rispetto a un contesto psicofisico, quindi anche mente, corpo, spirito. Arrivare alla difesa è un lavoro un po' più lungo, un po' più complesso, però ci si arriva lo stesso. Beh, io ho più esperienza perché arrivando a scuola di combattimento ho più l'occhio di altre persone. Però è un lavoro completo e se uno si mette dietro ci arriva benissimo anche nella difesa, non solo nell'aspetto salutistico. Quello c'è anche se non si vuole, diciamo. La difesa poi arriva. Quindi ottimo questo aspetto salutistico che arriva praticamente con la pratica. In realtà arriva tutto insieme, se però uno deve capire quello che sta facendo, se no inizia ad esserci Se dovessi parlare con qualche praticante che non conosce la scuola Neidan, si approccia per la prima volta a questo mondo, perché la consiglieresti? soprattutto perché non farlo, visto che c'è il lavoro interno, è giusto anche provarci, no? E poi perché qualsiasi sport da combattimento che uno fa, se mette il lavoro interno, ha solo dei benefici. Non è che non va contro, diciamo, quindi è inutile non farlo. Puoi fare solo pesi, allora prova a fare un po' di lavoro interno. Allora, innanzitutto grazie Sanzio, ti voglio fare un'ultima domanda. Una parola, la prima che ti viene in mente per descrivere la scuola Neidan. Gruppo. Benissimo, grazie mille, allora buona pratica. Ciao, grazie.